Buongiorno Carola e buongiorno Luciana. Buongiorno Livio, buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti. Siamo collegati con Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici di un libro, I viaggi di Mia, le meraviglie della terra. Carola Benedetto, indologa, autrice e regista. Luciana Ciliento, traduttrice, interprete, condirettrice del festival per Sentieri Remiganti. In 30 secondi, come sta questo festival? In realtà il festival è finito, sta bene nei nostri ricordi, però è venuto il momento che lui faccia un'altra strada, è a riposo e ricordiamo molte cose interessanti per questo festival per Sentieri dei Miganti. E tra l'altro sono le nostre ospiti consulenti scientifiche, ospite del programma Overland di Rai 1. Le possiamo incontrare anche sul sito lestoriedicarolaeluciana.com. Ci siamo trovati altre volte qui per raccontare vostri libri, ma questa volta avete dato una sterzata molto bella e interessante, perché andiamo a incontrare anzitutto i lettori più piccoli, ma non solo, perché è un libro che si condivide, I viaggi di Mia, le meraviglie della terra. Però in questa storia voi non abbandonate mai il senso del rispetto della terra, e credo che sia una cosa molto importante che possiamo scoprire in questo libro pubblicato da 360. Anzitutto, Carola e Luciana, con questo libro illustrato da Marco Albiero, io andrei subito a chi questo libro è dedicato, perché dobbiamo sempre tornare un po', non dico le origini, ma comunque a un ricordo straordinario, Pierre Rabhi. Chi è questa figura? Pierre Rabhi è stato un grande uomo, purtroppo dobbiamo dire è stato, perché da qualche mese non c'è più. È stato in Francia considerato il Gandhi della terra, Francia, paesi anglofoni, chiamato dalle Nazioni Unite per riinsegnare l'autosufficienza alimentare delle zone del Sahel, dell'Africa, da cui lui peraltro veniva. È stato per me e per Luciana, proprio all'interno di quel festival di cui parlavi tu, Livio, il nostro, credo, punto di svolta nella vita. Quando siamo andate a incontrare Pierre Rabhi per il festival, lui ci parlò per molte ore, ne nacque un documentario, ma ci disse una cosa che ci colpì tantissimo. Ci disse: l'essere umano, lui si occupava di tematiche di ambiente, di ecologia, è l'unico essere che non suona in sinfonia con il creato, con la terra, e questa sinfonia deve essere recuperata se vogliamo pensare al nostro futuro sul pianeta. E questa cosa per noi è stato un seme, ma con la forza che hanno i semi ha davvero aperto le zolle e creato una foresta. Cioè ormai il nostro pensiero è davvero ascoltare questa sinfonia e ritornare a suonare in concordanza con lei, e quindi il libro è dedicato a lui. Sì, tornare a suonare con concordanza, con dove le parole possono avere la coniugazione del verbo risuonare, ma anche la coniugazione del verbo consonare, e credo che sia importante. Questo libro è un libro che potrebbe essere letto ad alta voce ai piccoli lettori, anzi i piccoli lettori lo prendono e se lo leggono per conto loro. Ma andiamo a conoscere, Carola Benedetto, Mia, ce lo vuoi raccontare? Mia intanto è nata in un momento in cui noi eravamo chiusi, eravamo nel primo lockdown, quello tremendo. Luciana e io eravamo all'epoca, si diceva, congiunte, perché tornavamo dalla Spagna, quindi ci siamo autoisolate prima che il mondo si isolasse. E poi da lì per noi una fortuna, ma passato questi mesi chiuse, a desiderare follemente la fuga. Ma la cosa che, e qui passerei la parola a Luciana perché fu lei la testimone di questo, Luciana faceva la DAD con i suoi studenti, e i suoi studenti le ponevano sempre questa domanda: ma perché noi siamo chiusi, tutto il mondo fuori sta meglio, la natura si riprende i suoi spazi, noi dovremmo restare così per sempre? Beh, questa è una domanda mica da poco, eh? E che cosa ha risposto Luciana Ciliento a questa domanda? Luciana Ciliento, oltre a provare a arrampicarsi sui vetri, perché era una risposta davvero quasi esistenziale, ha provato a ricercare dentro di sé che cosa portasse effettivamente pace, e quindi quei lunghi giorni in cui l'unica cosa che si poteva fare, quando si poteva fare, era camminare nei campi, ci siamo accorti che di fatto la risposta migliore era, per i ragazzi, immaginare un mondo in cui noi non entrassimo in conflitto e in sfruttamento rispetto alla natura.
e quindi provare a rimettersi al proprio posto, un po' come diceva Rabì, ritrovare un posto armonico in questa sinfonia. E quindi innamorarsi di nuovo della bellezza della natura, perché quello che ci colpiva di Rabì e che è un po' risuonato in noi, nelle nostre parole, quando ne parliamo anche, è che il modo migliore per rientrare in consonanza non è tanto obbligare gli altri a fare qualcosa, dire non fare questo, non fare quello, ma amare profondamente l'oggetto del rispetto, dico oggetto in senso anche lato, insomma, e quindi se tu ami qualcosa di sicuro lo rispetterai, ecco, questo era un po' il principio. Eh sì, se tu ami qualcosa lo rispetterai, ma si rispetta se si conosce, bisogna conoscere ovviamente. Io voglio conoscere insieme ai nostri ascoltatori questa undicenne, ha compiuto da poco 11 anni Mia, e quindi la scuola media è il suo nuovo traguardo, nel suo sguardo ci sono sogni, ci sono avventure straordinarie, c'è una voglia di conquistare il mondo giustamente, una voglia di sognare a 11 anni, e in che modo sogna Mia? Mia intanto deve mettere a posto qualche pezzetto, perché Mia noi l'abbiamo non solo lei, accidenti, perché noi l'abbiamo proprio immaginata, cioè Mia in realtà ci è apparsa così fatta e finita a Brescia intanto, che era un luogo caldo di quel periodo, particolarmente chiuso, e Mia ha una famiglia che noi diremmo mista, perché di mamma africana, di origine africana, in realtà nella nostra immagine vivono in Francia i suoi nonni africani, e il papà è di Brescia, per cui lei per prima cosa ha questi due mondi da mettere insieme e ha tanta confusione, perché è una che con la geografia è un po' un tanto al chilo, mette un po' le cose dove le capita di cacciarle, insomma. E una notte questa bimba, questa ragazzina poi, una delle tante notti chiusa in casa, sente il papà che dice tutto questo pasticcio per un pipistrello, e lì a lei salta la mosca al naso, perché dice ma come, cos'è sto pipistrello, cosa c'entrano i pipistrelli con noi, cerca su internet e scopre che i pipistrelli, che probabilmente hanno portato questo terribile coso nella sua vita che la chiude in casa, hanno anche la capacità di, cioè loro vivono aggregati a milioni. Questa cosa a lei fa proprio saltare i nervi, perché dice ma come, è colpa vostra, noi siamo chiusi, non posso abbracciare i nonni e voi ve ne state tutti insieme, io siete inutili, fastidiosi e dannosi. E lì accade il fatto. Sì, accade che in uno stato di sogno, magia, non lo sveleremo mai, va a trovarla questo pipistrello, che le dice: se per capire quello che tu vuoi sapere, è vero che la natura ce l'ha con noi, devi toccare con zampa, di avere il coraggio di venire a vedere con i tuoi occhi. E così parla Trello. Sì, è adorabile. Parla così. Perché sì, lui è un po' un mentore per Mia, è un po' colui che l'aiuta anche a superare alcuni pregiudizi, alcuni, non dico difetti caratteriali, però ad attenuare alcune convinzioni, perché lei è proprio infiammabile, questo è il vero. E quindi si trova spesso a essere come i ragazzi, no? A buttarsi completamente nelle situazioni, nel fascino delle situazioni, con la paura, con le emozioni, con l'affetto. Lei ci si butta totalmente. Eh sì, si butta totalmente. Non può che fare così la nostra Mia, perché è una ragazza che deve buttarsi per comprendere, conoscere e soprattutto quello che stava vivendo in quel tempo, cioè chiusa in casa. E quindi queste avventure di Mia che cosa vogliono significare? Vogliono significare che anche chiusi, come siamo stati durante il periodo del confinamento, chiamiamolo lockdown, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, si può trovare l'ispirazione, perché proprio lì, come avete fatto voi tra l'altro, Carola e Luciana, insieme avete trovato l'ispirazione e Mia l'ha trovata pure lei. Mia l'ha trovata, tra l'altro lei la trova proprio nell'azione, perché a differenza nostra che non potevamo vivere le cose, lei si trova per esempio a fare a cazzotti con una suricata, cioè lei oppure fa una gara di sputi di argan con le capre, quindi lei agisce, agendo scopre che la natura è un meccanismo complesso, che nella complessità c'è molto da imparare per la vita anche sua, che apparentemente è molto diversa da quella di una suricata della Namibia, eppure lei scopre per esempio l'importanza della coabitazione, del vivere insieme, l'importanza della scuola, perché lei giustamente dice vabbè tu me la fai facile, dice a Trello, qua è tutto facile, tutto bello, ma io vado a scuola, io faccio la DAD, sono io che devo studiare, gli animali, le piante sanno già tutto.
E scopre che non è così, che si impara sempre, che c'è sempre qualche cosa da sapere del mondo e di se stessi. Però io vorrei fare un passo indietro, care signore, vorrei, visto che è stata citata la gara con le capre, la gara è stata estenuante, quello è stato veramente un bel... Abbiamo pure riso leggendo questo libro, perché si ride, si sorride e poi fa pensare, ma quella gara con le capre che è stata estenuante con tutti quei frutti in pancia, e come non sorridere a questa cosa, a fermentare altro che, ma questo nasce anche dalla vostra fantasia, in che modo? Sì, nasce anche dalla nostra fantasia, è vero, perché lei, essendo in una dimensione, lei diventa piccola quando è su Trello, poi a volte recupera la sua dimensione nelle avventure, però raccontiamo delle cose che sono scientificamente vere, perché ci sono veramente in Marocco delle capre che vivono sugli alberi di argan, e vederle fa proprio impressione, perché è come se fosse un albero di Natale invece che pieno di palline, pieno di capre su ogni ramo, anche il più piccolo, e sono gli stessi contadini a farle salire. E loro, in accordo con la pianta, con accordi che noi non saremmo neanche in grado di decifrare o di prendere davanti a tavole rotonde di ore, hanno in qualche modo, si nutrono di questi frutti supposti, li masticano e quindi recuperano in un ambiente desertico del liquido e qualcosa che per loro è buono, e sputano lontano questi semi. Per la pianta è salvifico, perché se avesse tutti i suoi piccoli, la pianta attorno in un ambiente senza acqua e senza risorse, morirebbero alla fine tutte le piante, ne patirebbero tutte. Invece così le piante figlie possono nascere lontano e in questo accordo straordinario ci guadagnano tutti. E quindi a sputare ogni tanto fa bene, ma solo per le capre, ovviamente. Ovviamente. Libro, l'ultima parola è la parola fine, ma... siamo sicuri che la parola fine conterrà un nuovo inizio per queste storie, vero? Sì, un inizio veramente col botto, si direbbe, perché il libro, tra l'altro, il secondo volume sta nascendo, lo stiamo chiudendo adesso, e ha una sorpresa bomba, grossa grossa, che naturalmente non possiamo svelare. E quello che però possiamo svelare è che ci troveremo in un altro ambiente, cioè non saremo più sopra la terra intesa come superficie, ma saremo dentro. Nell'acqua. Ah, nell'acqua. Nell'acqua. Quindi... perché è una serie, sì, è certo. Una serie, Mia, sì. È una serie di libri che noi andremo a raccontare, I viaggi di Mia, le meraviglie della terra, scritto da Carola Benedetto insieme con Luciana Ciglianto, 360 è la casa editrice, ma prima di salutarci, allora... come sempre, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Cominciamo con Carola. Ah, io sto rileggendo un libro della mia infanzia, che in realtà non lessi, ma di cui guardai il cartone animato, che è Anna dai capelli rossi. Bellissimo, Anna dai capelli rossi, pubblicato da Gallucci ultimamente, se non ricordo male. Esatto, e lo sto amando tantissimo, e mi rendo conto intanto, vabbè, di quanto la trasposizione del cartone animato è stata ben fatta, accurata, precisa, ma di quanta cura questa ragazzina usava nelle parole. Proprio è un viaggio che io consiglio a tutti, un viaggio pieno pieno di allegria e di poesia. Bene, dopo questo viaggio di allegria e poesia passiamo al libro per Luciana Ciglianto. Ebbene sì, io vi porterò invece a scoprire il mostro Frankenstein, che sarebbe in realtà il nome del dottore di Mary Shelley, perché l'ho letto e studiato negli anni, come io sono laureata in lingue e letteratura inglese anche. E in questo periodo ne ho avuto desiderio, perché è proprio il primo accenno allo strapotere dell'essere umano, che ritiene di poter controllare addirittura la creazione della vita. E quindi sono totalmente dalla parte del mostro. E il monologo del mostro, dove lui dice: adesso tu mi devi dare la felicità, sei tu che mi hai messo qui al mondo, mi fa rabbrividire, forse perché sto invecchiando, insomma, lo vivo in modo totalmente diverso da quando l'ho letto la prima volta, insomma. Grazie davvero del tempo che ci avete dedicato per raccontarci la prima tappa dei viaggi di Mia, le meraviglie della terra. Buona giornata a voi. Grazie tanto, grazie.